La manifestazione, la protesta sta assumendo comunque delle proporzioni incredibili, soprattutto sul web, però dall'altro lato c'è ancora chi non sente, parliamo dei media nazionali e delle istituzioni nazionali. Non è il caso, non sarebbe il caso di cambiare comunque tipo di protesta e andare, nella capitale, perché magari si parla di più della protesta dei tassisti e non di quella della Sicilia, che comunque c'è una regione interamente bloccata. No, non se ne parla per una questione molto semplice. Noi siamo contro questo sistema. È il sistema affaristico che c'è in Italia, che si è creato negli ultimi 20 anni fra le televisioni. Noi, grazie al web, stiamo cominciando ad uscire. Il potere affaristico che si è creato è talmente forte. Noi abbiamo contro, e lo voglio dire, abbiamo contro tutte le sigle sindacali, compreso la Codacons. La Codacons, che io conosco personalmente, quelle di Ragusa, ma la Codacons ha fatto una denuncia contro di noi. Io voglio, se mi fate girare le persone che sono accanto, la Codacons ha denunciato tutte queste persone che chiedono solo dignità, perché questa politica ha tolto la dignità ai siciliani. Non ne parlano, ma anche se andiamo a Roma, se andiamo a Milano, non ne parlerà nessuno. Questo è l'unico modo per farci sentire nella nostra terra, nella nostra terra.